Fratelli d'Italia si struttura anche a Battipaglia e lo fa presentando il direttivo locale del partito. L'obiettivo, dicono dalla dirigenza, è di iniziare a lavorare per creare una valida alternativa e per mettere fine alle tante criticità di questa città. Sicuramente il tema della sicurezza è un tema molto caro a noi di Fratelli d'Italia ed è fra quelle tematiche in cui noi cercheremo di essere sicuramente lì sul pezzo, ma ovviamente questa città è attanagliata ed è interessata anche ad altre criticità. Si parte dall'ambiente, passando poi attraverso la questione aeroporto e ASI, in cui penso che Battipaglia debba recitare un ruolo di leadership, per poi il sostegno alle aziende agroalimentari che sono delle eccellenze. Noi non ci dimentichiamo che rappresentiamo il primo polo agroalimentare della Campania. Ecco, su tutte quante queste cose Fratelli d'Italia ha intenzione di essere presente, ma soprattutto di dare un messaggio di un nuovo modo di fare politica, e anche la scelta del direttivo che oggi andremo a presentare è emblematica in tal senso. Cioè, noi abbiamo lasciato da parte un po' quella metodica tradizionalista del fare il direttivo per farlo, ecco, per essere poi lì presenti e presenziali. Il direttivo oggi ha una ratio che è quella di mettere al posto, di assegnare per ogni branca e tematica uno specialista, chiamo tra virgolette, che mette a servizio del partito e della città il proprio pregresso esperienziale e il proprio curriculum. Ecco, appunto viene presentato il direttivo che nasce quindi contestualmente per le prossime scadenze elettorali, pensiamo alla provincia, quella più prossima, ma anche per le amministrative battipagliesi. Il ruolo di un partito, di cui come me ha questo modesto e onoroso incarico, è quello di strutturarlo e di farlo crescere per poi assumere a Fratelli d'Italia il ruolo di primus inter pares nell'alveo del centrodestra con i nostri alleati storici, ma poi all'interno del tessuto sociale, per esprimere sicuramente una nostra idea e quindi una nostra candidatura eventualmente alla guida, quando sarà poi della città. Ma per il momento siamo qui per costruire e per essere propositivi.